siamo qua per l'incontro con Yuri Ferrini e la compagnia delle Baruffe Chiozzotte. Lo spettacolo ha debuttato ieri sera ottenendo un grandissimo successo e andrà in scena fino al 17 dicembre, per cui molti di voi non l'avranno visto, ma credo che tutti quanti potranno avere modo di vederlo nei prossimi giorni. Ringraziamo Yuri Ferrini. Condurrà oggi l'incontro il professor Armando Pettini del Gams di Torino, con cui organizziamo gli incontri di retroscena. Cedo la parola. Grazie Anna, benvenuti anche da parte mia a questo incontro chiacchierata con Yuri e con gli attori della sua compagnia, che ringrazio molto sia Yuri che gli attori che ci circondano per questa occasione per parlare dello spettacolo che ha presentato ieri sera. Quindi è anche probabile o possibile che molti dei presenti non abbiano ancora visto, quindi questa chiacchierata può essere un avvio alla visione dello spettacolo. Lo spettacolo sta in scena molto a Torino fino a metà dicembre e quindi avete tutte le possibilità di vederlo. Io sono molto contento di essere qui a chiacchierare con Yuri, in realtà ad ascoltarlo, perché lo dico senza nessuna retorica, perché il teatro che fa Yuri Ferrini a me piace molto, lo trovo molto interessante, è un tipo di teatro. Ieri sera, io ho visto ieri sera il suo lavoro, un tipo di teatro che ha un'apparenza di un'apparenza di estrema semplicità. E come sapete, la semplicità sempre, nella vita, ma in teatro in particolare, invece è una cosa molto difficile, molto complessa. Quindi è un lavoro appunto di estrema semplicità, che è un po' un'apparenza, sotto la quale c'è un grande lavoro, innanzitutto una grande complessità. Io vorrei partire, dando rapidamente la parola a Yuri, da qualche parola che ha scritto lui in degli appunti, nelle note che lui ha scritto, che non sono però pubblicate sul programma di Sala, perché nel programma di Sala ci sono le sue riflessioni su questo testo, ma io appunto, quelle tagliate, un pezzo tagliato che io ho trovato molto interessante, allora devo mettere gli occhiali, scusatemi, se no non ci vedo. La conclusione del testo che io ho letto, che è più ampio di quello che è pubblicato, sono pochissime righe, non vi annoio adesso per 10 minuti, scrive: in questi nuovi tempi bui, mentre le risorse per l'arte teatrale scarseggiano sempre più, mi pare un gesto rispettoso e serio nei confronti di tutti quello di non abbellire una confezione con il malcelato scopo di nasconderne il vuoto. Al contrario, continua lui, la bellezza potrà venire dal più aperto svelamento del gioco teatrale, dalla sua precarietà vera o apparente, dall'accadimento dello spettacolo sera dopo sera, insieme al pubblico, scrive sempre lui, parte essenziale dell'arte dal vivo, componente così fondamentale che senza di essa lo spettacolo, quindi il gesto artistico, non esiste affatto. Scriveva Ingmar Bergman, dice sempre Yuri Ferrini, il teatro dovrebbe essere solo un incontro tra esseri umani, tutto il resto serve solo a confondere. Ecco, conclude lui, il mio invito a teatro è proprio questo, incontriamoci, restiamo insieme, ci divertiremo. Devo dire che la promessa è mantenuta, lo spettacolo è, oltre ad essere bello e con le caratteristiche che dicevo prima, anche molto divertente. E io credo che questi due, questi doppio binario che lui illustra qui, sia la chiave dello spettacolo, cioè questo tenere insieme un aperto svelamento del gioco teatrale e allo stesso tempo il rifiuto dell'abbellimento, della confezione più spettacolare. Credo che l'insieme di queste due cose, tra l'altro le due cose si tengono, no? Stanno insieme, sono la chiave di questo spettacolo, la chiave della sua riuscita, secondo me. E poi tutto è in qualche modo riassunto, evidenziato
reso manifesto dall'impostazione che si vede subito all'apertura del sipario, ma non c'è sipario, c'è sipario, non c'è, c'è sipario, quando lui si presenta immediatamente in scena come, diciamo, il regista in scena, appunto, e questa è la sua chiave di lettura, non so se la chiamiamo così, ma insomma un modo di spostare lo spettacolo, la rappresentazione dello spettacolo alla sua, in qualche modo, prova aperta, al suo, diciamo, buttarlo in un gioco teatrale manifesto, aperto, e la percezione che il pubblico ha, io ho avuto questa percezione, mi sono accorto che il pubblico che avevo di fianco ce l'aveva, fra l'altro io ero in fondo, là sopra, ero immerso in mezzo a un gruppo di studenti delle scuole superiori, che ogni tanto a teatro poi, diciamo, colgono occasioni per fare altro, e invece erano tutti molto dentro la cosa che stavano vedendo. Io credo proprio anche per questa capacità che Yuri ha, e che hanno tutti gli attori che lavorano con lui, di far accadere il teatro, che è una cosa che per certi versi può anche sembrare banalissima da dire, in realtà è molto difficile far accadere il teatro, ma quando si ha la percezione che questo succede, sì, anche come spettatori si è appagati, si sta vedendo una cosa che oltre ad essere bella, sia bella, come in questo caso, è anche appagante come spettatori, ecco. Cosa ci ho detto questo? Si sente? Sì. E dico che sì, è una cosa in assoluto, l'accadimento è la cosa più difficile da realizzare, poi dopo sembra semplice quando succede, però questa cosa qui è fatta appunto da una squadra, è bello che siamo qua in mezzo, non faccio finta di fare il professore, ma cioè, no, quello è. Però noi, cioè, è una cosa fondamentale lavorare in squadra, e se no questa possibilità non c'è. Infatti più o meno il gruppo è lo stesso da ormai 4 anni, e quando arrivano persone nuove perché ci si è già incontrati nel cammino, o perché magari sono venuti dalla scuola, c'è l'occasione di incontrarsi, però si parla la stessa lingua, insomma, in qualche modo sul palco, e si converge lì, al di là dell'aspetto scenografico, della decisione di svelarlo così tanto, cioè di svelare così tanto il gioco scenico, addirittura portandolo alla messa in scena di una prova, no? Sempre per focalizzare meglio l'attenzione sul dialogo, sulle dinamiche, sulla dialettica tra i personaggi e via discorrendo. Però il fondamento di tutto è quella cosa che dicevi dell'accadimento. Cioè non recitare la replica del giorno prima, la prova del giorno prima, ma fare in modo che ci sia la sorpresa in noi, fasulla per noi, che non ci siamo mai visti prima, che non ci conosciamo, che non sappiamo cosa farà l'altra persona, che invece lo so perfettamente, anzi più lo so e più è facile paradossalmente per me ignorare che cosa farà. È strano, non si capisce. Quello è un modo molto più bello di quello che ho detto io, di dire. No, ma perché uno pensa, ma se tu lo sai già, come fai a non saperlo? Ma magari è un dettaglio tecnico. È un elemento di grande, però, facile interesse del teatro. E basta, poi non so se lo avete visto lo spettacolo, se vedrete, quindi devo convincervi a venire, ma però mi sembrano ben disposti. Sì, diciamo così, la signora ha detto, insomma, adesso non l'ho visto, ora vediamo se vengo, giusto, è difficile. E teatro dire, poi però c'è anche il testo, ecco, questa cosa fa con dei testi meravigliosi, che è il caso di Goldoni, la scrittura. Anzi, confesso che ogni volta che mi viene proposto di fare Goldoni, o il mercato lo richiede, cioè ho sempre i pruriti, spingo questa roba, dico no, basta. Esattamente come chiunque magari legge il titolo e dice ma ancora Goldoni. Poi in realtà, entrandoci dentro, finisce che ti appassioni, perché faceva il teatro con gli attori, lo scriveva insieme a loro. E questo si sente, ti aiuta nei meccanismi perfetti, matematici, schematici, logici. Era un fuori classe, un genio, e quindi anche se ce lo dimentichiamo poi ritorna. E questo testo in particolare è tradotto in italiano, ma in realtà è in un chiocciotto stretto,
originale, tradotto da Natalino Palacio, il quale, essendo un grande artista comico anche lui, riesce a mantenere la stessa metrica, insomma, di linguaggio, e quindi a farlo, a renderlo divertente. Cioè, insomma, ti aiuta, un buon testo, un grande testo, ti aiuta sicuramente. Però, scusa, la domanda è d'obbligo, ovviamente, e cioè, perché la scelta di tradurre, che è una traduzione, un adattamento, ma intanto è una traduzione, cioè il testo appunto è originale. Sì, sì, è originale, e penso anche davvero, ve la do sicura al 99%, perché non vorrei che Natalino avesse fatto dei tagli che mi sfuggono, ma non credo, credo che l'abbia proprio tradotto di Sana Pianta, non è un adattamento, non è spostato in un'altra epoca, è un'epoca imprecisata, come vedete dalla scena svelata, anche in questo incontro, no? Cioè, voglio dire, è un'epoca che allude a quell'epoca là, ma noi cosa ne sappiamo? Poi era verista, realista per quegli anni, no? Quell'anno. Cioè, la gente parlava così, metteva in scena le persone che parlavano così. Il fatto di tradurlo è nato dall'idea di renderlo comprensibile anche a tutto il resto dell'Italia che non intende il Chiogiotto in questo caso. Io l'ho visto quello di Strehler in Chiogiotto e era meraviglioso da vedere, però era proprio difficile se non si sapeva la trama di seguire che cosa si dicevano i personaggi. Anche se andate su YouTube ci sono degli spezzoni di questo spettacolo, forse anche integrale, cioè, però è molto difficile, c'è integrale, però è difficilissimo capire cosa si dicono. Ora, per noi sarebbe facile perché sappiamo la traduzione, ci vorrebbero proprio i sottotitoli, come viene. Allora abbiamo recitato in un'altra lingua, che è una lingua di Natalino Palacio, che però è di quelle parti, è nato a Rovigo, quindi vicino, insomma, Chiogiotto lo capiva e quindi è diventata una cosa divertente. È chiaro che fa rabbrividire i denti, infatti i denti non ci abbiamo. Torneo europea ma fuori dal Veneto. Veneto è autonomo anche in questo da noi. Questa cosa che dice Giulio è molto, molto interessante. Il testo di Goldoni, come diceva lui, risente moltissimo del rapporto che Goldoni aveva con gli attori, quindi un testo come leggere un testo di Molière, Shakespeare, sono testi che pulsano, vivono nel teatro e quindi lo restituiscono. Il fatto di aver scelto di tradurlo è stato, immagino, una scelta con una componente di rischio, no? Il fatto di aver fatto fare la traduzione a Natalino Palacio credo che sia la chiave, nel senso che siamo di nuovo di fronte a un artista della scena che ha saputo tradurre quella scrittura non in un linguaggio letterario un po' distante ma dalla scena, ma molto scenico. Questo si percepisce anche grazie a loro, perché il testo può anche essere tradotto benissimo, però intanto sì, infatti, perché fa una traduzione anche di linguaggio popolare, che poi è una delle poche commedie completamente popolanti, cioè vissuta da personaggi che sono del popolo, pescatori e ricamatrici, non è pubblica, fanno i merletti, vanno dando cose, non ho capito neanche bene come, perché noi non lo facciamo, con il tombolo fanno delle azioni, insomma, però producevano delle cose che vendevano, quindi dei lavoratori e delle lavoratrici, e poi c'è solo un personaggio che faccio io, che viene un emissario del potere aristocratico, che arriva da Venezia ed è messo lì come una specie di sostituto procuratore, ma meno, una specie, non lo so, un giudice di pace, sì, ma l'aiutante, non è neanche il vero cancelliere, un aiutante del lavoro che Goldoni ha fatto a Chioggia. Quindi si potrebbe dire che è estratto da una storia vera quasi questa cosa qui. O comunque magari rielaborata da lui dopo tanti anni con un ricordo. E allora questo è interessante. E per noi così, un'aggiunta così per stimolare un dibattito, perché sennò c'è anche con gli attori. La cosa che ovviamente, vabbè, io non lo, il mio personaggio no, quindi non è così popolano, ma lavorandoci abbiamo dovuto spogliarci di questa borghesia che ci sovrasta e che ci portiamo addosso, tutte queste sfumature di comunicazione che noi abbiamo per tranquillizzarci in un altro, farci dei sorrisi, dire buongiorno, un caffè, ma grazie,
tutte queste robe qui, e lì scompaiono. Non c'è, si trattano male anche quando si vogliono bene. Cioè, per esempio, per chi l'ha visto lo spettacolo, per esempio, Panontoni che esprime il suo amore arrabbiando, urlando, cioè si arrabbia con sua moglie, ma lo sa, sua moglie lo sa. Infatti, tutta la storia di continui litigi familiari, anche tra quelli sposati, quelli che sono fidanzati e si devono sposare, fino alla fine, qui quando si smette di litigare e ci si sposa, non si ha più niente da dire. E quindi è tenuto insieme dall'odio, dalla rabbia, dalla gelosia. Insomma, il popolo oggi c'è anche oggi, però è relegato fuori nelle periferie, nelle cinture delle città, o magari anche non solo lì, però lo frequentiamo poco. E quindi è interessante perché. Quello di Goldoni è uno sguardo ovviamente amorevole su queste persone, quindi le mette, come dire, ci fa divertire con loro, quindi ci fa empatizzare, ma è gente che tira fuori i coltelli, non è gente violenta, no? E quindi ti permette un'empatia, anche una riflessione un po' più profonda su che cosa è il popolo sanguigno, di pescatori, di gente che faticava tantissimo e fatica, e c'è gente che fatica tuttora per vivere, sono tantissimi milioni in Italia, e invece noi magari siamo una minoranza borghese in tutto il paese che ancora va a votare, che si rappresenta, si narra, ma magari è un quinto della popolazione, cioè è strano, no? Che ci riteniamo tutti così, ma poi di fatto proveniamo da lì, ed è difficile per noi, anche per noi attori, entrarci in contatto con questa parte così viscerale, bassa, diretta, senza maniere, le nostre maniere, non quelle di Goldoni, che poi ti sai come erano. Questa, diciamo, ruvidezza che tu stavi descrivendo, i personaggi, i coltelli, l'amore vissuto nel modo che stai dicendo, un pochino, non vorrei svelare nulla per chi non ha ancora visto lo spettacolo, ma d'altra parte non si va a teatro per vedere come va a finire, si va a teatro per divertirsi, non è un giallo. Però nel finale viene mantenuto questo tratto un po' ruvido, cioè il testo ha un happy end, diciamo così, però il suo spettacolo non finisce proprio fra i lustrini, cioè finisce con una nota addirittura leggermente malinconica, ho visto male? No, era questa cosa che dicevo, cioè il fatto che è finito, quando si sposano è come se non ci fosse poi niente di particolarmente bello, anche perché in quegli anni la Chiesa, come lo Stato, erano mal visti dai Chiocciotti, dalla provincia, quella che oggi serve la provincia, diciamo, erano mal visti, non ci si fidava, là si sposavano con una stretta di mano davanti al parente più vecchio, casomai, anche un cognato andava bene, quindi non è che il matrimonio era un patto, era un affare, era una questione di dote, non era... e però a volte si innamoravano e quindi invece se erano innamorati, si volevano, insomma era una cosa completa, e quindi quando c'è questo matrimonio in sé non è niente, è una meta ambita per alcune delle donne che sono protagoniste dello spettacolo, è una cosa che tengo molto più su quello spettacolo, con 5 protagoniste donne, bravissime attrici, meravigliose, ma proprio festeggia, secondo me, la femminilità di Baruffi e Chiocciotti, alla fine finirebbe con questa battuta un po' idiota di viva le Chiocciotte, che l'ha inserita dentro la battuta ancora più stupida, ma si sa che, cioè, per le commedie in genere, quello è un taglietto che abbiamo fatto, c'era la preghiera di non sputtanare le Chiocciotte in giro per il mondo, cosa che, insomma, è superfluo dirlo oggi, no? Però è proprio quasi fosse un corpo unico di 5 donne, 2 maritate, 3 namaritate e di 2 famiglie diverse che sono loro che iniziano e guidano la sfida e sovrastano i maschi, questa è una cosa bella, poi chiaro ci sono parti a volte equilibrate, molto corale, uno spettacolo, però mi sembrava un bel gesto visto che anche oggi, anche in Italia, non so in Italia, ma la parità è ben lontana, no?
e qua c'è finalmente sono cinque protagoniste, meno male. Si parla tanto di femminilità, di sensualità, di passionalità sia da parte degli uomini che delle donne. E come viene fuori questa femminilità? Come ti sembra che venga fuori questo testo nel modo in cui voi lo recitate? Forse in un modo un po' simile tra uomini e donne, cioè una furia disumana. Cioè, no, nel senso che si arrabbiano tanto, si litigano, e poteva essere rischioso appiattire il litigio su un unico modo, no? Invece abbiamo cercato, a volte siamo detti proprio un po' un catalogo dei modi di litigare, ben illustrato da Goldoni, non è che solo siamo inventati, però che permette di vedere in quante maniere si è vicini a fare pace, ci vorrebbe tanto così, invece non lo si fa per orgoglio. E via discorrendo, insomma, si può descrivere tutto lo spettacolo, però la cosa che rende divertente il testo è proprio questa. E anche la pulsione, l'aggressività e la sessualità è qualcosa di comune, sono vicine queste due cose, e si scaricano così, litigando, finché non arrivano gli uomini, allora sono tutti più contenti, ma poi devono andare, gli scappa di andare a spettacolare sulle vicine, quindi a farle gelosia, a creare veramente una roba che potrebbe finire con un omicidio anche, anzi, Martofolo il povero, Toffolo Marmottina, interpretato da Raffaele Musella, che è un po' escluso anche dai poveri, certo un immigrato oggi, se avesse scritto oggi avrebbe messo lui che è un immigrato, e del resto sembra anche un immigrato. E è escluso da tutti, lui non è neanche un pescatore, rimane a scaricare i battelli a pioggia, quindi è libero di gironzolare vicino alle femmine. È un battelliere, scaricatore. Diventerà battelliere forse. Però è vero, sì, battelliere. Però questo fa impazzire ovviamente tutti gli uomini che sono 10 mesi in mare, quando tornano hanno paura che lui abbia dato fastidio alle loro donne. Ma fastidio vuol dire parlarci, offrire la merenda, la zucchero. C'è già offrire la merenda alla propria fidanzata, secondo Peter Nalli, interpretato da Matteo Alin, è una cosa per cui vale la pena di tirare fuori un coltello e sforzarlo. Ecco, questo è più o meno per farvi capire la dolcezza di questi tipini. E forse una cosa che non abbiamo ancora evidenziato, varrebbe la pena sentirti dirci qualcosa, è su questo gruppo di attori, sì. Cioè i nomi tutti, oltre ai nomi che no, poi ascoltiamo, facciamo parlare, ma c'è anche il fatto che questo gruppo di attori che lavora da anni insieme. Sì, quattro anni, cioè quattro spettacoli, sono 4 anni tutti i giorni, no, magari, però voglio dire è una compagnia un po' stabile. Non mi ricordo con chi ne parlavo, un po' di tempo fa si usava molto le compagnie stabili, che erano esattamente quello che siamo noi oggi, no? Poi magari sono cambiate un po' le cose, alcuni progetti sono combinati più sull'incontro di artisti occasionalmente per quel progetto. Noi abbiamo cercato di portare avanti all'interno del Teatro Stabile questa idea di costruire una compagnia stabile, che in questi tempi non è facile. Infatti posso citare questa domanda che mi ha fatto, perché spesso paragonano, siccome fuori dal Veneto, grandi allestimenti delle baruffe chiozzotte, io non ne ho visti, e quindi il passaggio sembra che sia da Strehler, quindi parliamo, non so quando l'ha prodotto. Negli anni 60. Negli anni 60. Poi ha girato fino ai primi anni 90. No, ai primi anni 90, perché io ho fatto tempo a vederlo, e quindi, insomma, 30 anni. Credo sia 64, ma potrei sbagliare la sì, vabbè, insomma, e allora dicono, cosa c'è in comune tra il vostro allestimento e quello di Strehler? E io gli ho detto, i soldi che mette lo Stato per lo spettacolo, perché sono gli stessi, sono 30 anni di svalutazione, 50 anni anche quasi di svalutazione. Però è vero, negli anni 60 non c'era il FUS, ma negli 85 l'hanno messo e l'hanno anche un po' tagliato rispetto a oggi. La stessa cifra. Quindi, come dire, capite che è cambiato il mondo, ecco perché è un dovere quello di rispettare, cioè, questa scena è
cito testualmente Carlo De Marino, ha detto ti ha detto un po' di monnezza insieme, cioè tutta recuperata. In realtà è molto bello perché sono cose recuperate, ci sono costumi recuperati anche dai costumi del Settecento, da Alessio Rosati che ha lavorato con il gesso, eccetera, li aveva messi in scena, non li indossiamo mai, noi siamo vestiti così perché non avessi risposto. Io proprio così, ho sbagliato anche le scarpe e l'ho portato a casa ieri. Per cui c'ho proprio un cambio maglia, metto una giacca. E loro hanno, in realtà c'è un gusto cromatico, quindi sono vestiti come alle prove, ma con delle scelte che ha fatto il costumista. E anche questo è un lavoro di grande pulizia, ma non costoso. Basta andare da Zara, giusto, per vestire, o si può fare un pulizia. Hai detto, vabbè, per dire un altro di questo carcere, e ce n'è per par condicio. Insomma, questi i supermercati qua, e ce n'è. Ho detto che va lì. Insomma, non ci vuole poi molto, ecco, questo vuol dire. Non ci vuole poi molto, la cosa importante è il lato umano, cioè riuscire a fare produzioni con 13 attori in scena e sarebbe meglio anche di più, perché poi ci sono spettacoli che noi non vediamo più sui palcoscenici, ma dove ci sono anche 24 attori, penso a Cucina di Vesca, per dire che mi viene in mente che ne ha 24 proprio di default. Sì, poi si possono fare i doppi ruoli, si può, però è un peccato quando c'è tanta gente in scena, le dinamiche sono più interessanti. Il fatto che sia un gruppo di attori affiatato, nel senso che sta dicendo lui, naturalmente si percepisce. Si percepisce che c'è un modo di stare in scena in cui c'è un elemento di, come dire, di conoscenza anche personale che gli attori coincide poi con il lavoro artistico, quindi questo si percepisce molto, cioè aiuta molto. Sì, penso di sì. Non so che volete dire. Perché non ci prendete il microfono? Passate il microfono. Le norme sono fondamentali. Non per niente, quindi. Quindi ho quattro ragazze. Quattro ragazze. Porta solo, io pensavo parlassi. Preferiscono rispondere alle domande, però possiamo anche chiedere. Prego, perfetto. Forse non si sente, però. Arriva il microfono. Tanti giovani, di creare un gruppo, di essere un gruppo comico, senza nessuna, lo prenda come un complimento da parte mia, è bellissimo. E volevo chiederle, lei ha parlato di giovani vissosi che per un nulla litigano, e parlato quasi con distacco. Che differenza c'è tra la volgarità o l'arroganza o la cattiveria che i media o internet ci propongono o una certa cattiva televisione ci propongono nel pararsi addosso, nell'insultarsi, e invece la violenza dialettica di cui lei ha parlato in questi giovani pescatori e le loro compagne? Penso che la differenza è proprio che una cosa è la riproposizione vera, vera perché ripresa da telecamere. Possiamo fare un esempio concreto, l'ultima testata in faccia che abbiamo visto, orrenda, che ha scioccato tutti, ha scioccato al di là della gravità della persona, quello che si vuole, ma ha scioccato tutti perché l'ha ripresa una telecamera, sostanzialmente. Questi fatti avvengono quotidianamente in ogni città. Mi è capitato una notte di finire a pronto soccorso per un malessere forte che avevo, niente di grave, mi hanno detto finalmente non c'è un naso rotto, era sabato, perché mi ha detto tutte, ma a Milano, in una grande città, dice qua arrivano 20-30 casi di nasi rotti ogni notte. Questo non vuol dire che un naso rotto è una cosa da poco, una cosa gravissima, non sto dicendo, però siamo abituati a vedere questa roba. Questo è un altro mondo del teatro rispetto alla realtà. C'è una poesia dietro, c'è una poesia non poetica nel senso stretto, ma la poesia di un autore che ci rivende
ce li fa vedere dal lato umano, dal lato, in questo caso dal lato divertente, cioè buffo, ci fa anche ridere. E quindi qualche volta ci fa empatizzare con loro, ci fa conoscere degli aspetti ironici di questo mondo. Questo fa Carlo Goldoni. Poi non è che all'epoca, secondo me, i omicidi c'erano, più di oggi probabilmente, anche a coltellate, erano tempi difficili quelli là, no? Nel 1760, mettiamo che lui l'abbia fatto nel 1730 il coadiutore, più o meno, non so, 40. E dopo 20 anni l'ha scritto, però il mondo non è che sia diventato più violento, è semplicemente rappresentato dai media, ma non è rappresentato, è proprio fotografato dai media in maniera un po' diretta, senza filtri, e sì, la zuffa politica, la zuffa anche su Facebook, cioè ogni notizia viene, cioè diventa una roba, una cozzaglia. Questo non c'entra niente, perché è organizzato da un autore che sa come portarci a conoscere praticamente tutti gli elementi che vedete qui, no? Cioè gli attori che vedete qui in scena interpretano un personaggio, e quasi tutti hanno la possibilità di esprimere tutta la loro umanità, e quindi in questo caso allora diventa un processo. Ecco, una cosa che ha scritto Natalino Bella sul programma di Sara, dice: è un giorno in pretura ante l'intera, quindi ecco perché c'è la cronaca. In effetti il coadiutore di giustizia, appunto un giudice, quello che faccio io, e interroga i vari testimoni che non vogliono rispondere, cioè un po' hanno fatto una, però c'è uno sguardo amorevole, mi viene da dire questo, non lo so, uno sguardo un po' più pacato, comprensivo, amorevole, cioè meno violento e acceso di quanto ci siamo incattivi mediamente come italiani, siamo un po' ottusi. Pensiamo davvero, ci inarmiamo come una società borghese per bene e non ci interessiamo di quello che succede nell'appartamento a fianco, o ci giriamo dall'altra parte, non, no? Questo è molto triste, quello che vedo. Invece qua c'è un respiro, quindi in questo senso sublime, poetico, perché c'è uno sguardo con un grande cuore, anche laddove si tratta di vizi, è quasi più amore verso i popolani che verso i borghesi. I borghesi magari i loro vizi, i loro difetti li trattava peggio, e invece qua c'è una possibile riconciliazione, uno sguardo abbastanza, direi, lucido, ma volto poi in commedia, quindi anche il nostro finale un po' amaro, un po' malinconico, lo è appena, non è che non finisce bene, finisce bene, finisce come volevano sposarsi e si sposano, tutto lì. Bene, ripasso il microfono alle donne. Senta, io lo spettacolo non l'ho visto, vedrò domani sera. Bene. Avendo più di 80 anni, io ho visto lo spettacolo di Stella. Mi meraviglia che l'abbia visto lei. No, ma intanto è sempre lo stesso, non c'è problema. Però lei l'ha visto. Ha dovuto dimenticarlo. Intanto faccio un'altra considerazione. A quell'epoca non dava assolutamente fastidio il dialetto, perché eravamo abituati al teatro dell'opera, dove la comprensione è più sul movimento che sul contenuto. Oggi aiutano tutti mettendo i sottotitoli, ma allora non c'è. Comunque un ricordo meraviglioso. Lei l'ha potuto completamente dimenticare, visto che l'ha visto? No, assolutamente. Ma io se parlo forte, sì, va bene. Comunque, no, assolutamente si sente, no, però voglio dire, l'ho visto, ma ero appunto un ragazzo a 20 anni, l'ho visto nelle ultime, cioè potrebbe essere nel 90, no, io l'ho visto nel 90, cioè, sono nato nel 70. Ha girato per 30 anni. Va bene, ok. Non si fida, lo giuro. Comunque, diciamo che sicuramente è andato a deteriorare, ha ragione che oggi si tende nell'opera, se non si sa la trama non si capisce una parola proprio, perché soprattutto se non sono vocali, no? La musica, esatto. La scenografia, esatto. L'atmosfera, cioè, esatto. Però ecco, l'atmosfera la devo ritrovare quasi. Questa è una minaccia, noi ci proviamo, è un'esigenza.
la capisco, la comprendo e penso che la ritroverà fatta con mezzi diversi da quelli del grande estremo, perché io rimasi comunque senza fiato quando il teatro dove si, ero a Genova in quegli anni a studiare recitazione, e il teatro, mi pare fosse il genovese, che adesso non gestisce più il teatro di Genova, e si è aperto il sipario su una piazza, ma una piazza che non aveva il fondo, ma era vero, era realistico fino in fondo, cioè non riuscivo a capire come avessero sfondato il muro per me, non capivo come era fatta questa cosa. No, erano mezzi, negli anni 90 erano anche magari superati, ma negli anni 60 erano all'avanguardia, cioè lui era un genio, non sto mica dicendo che non si deve fare così, assolutamente. E per me è stato, infatti il primo problema era come facciamo a fare uno spettacolo che ha fatto il maestro così, e noi non lo facciamo oggi. Noi facciamo il funerale di quel teatro lì, cioè Baleadine. Facciamo una prova di quello che sarebbe e creiamo comunque delle atmosfere, speriamo, poi da domani, me lo dico, a questo punto me lo devi dire però, io ci tengo, anche se no, era meglio quello di Strehler, mi arrendo, ma anche perché non è che c'è gara, cioè Strehler è la Strehler, se no non saremmo convinti come siamo se io fossi Strehler, quindi, però lo facciamo con altri mezzi, con mezzi che appunto, qui ho fatto la battuta sui soldi, ma non è solo quello, cioè era un momento in cui il teatro era anche negli anni 60, non c'era Rai 1. Io negli primi anni 70 mi ricordo che cominciavano i programmi a mezzogiorno, lei se lo ricorda, no? A mezzogiorno c'era Rai 1, punto. Ma cioè, facendo questo spettacolo, ha dovuto dimenticare gli spettacoli che ha fatto finora? Chi io? Domanda. Gli spettacoli di chi? Facendo questo spettacolo, lei ha dimenticato gli spettacoli precedenti che ha fatto, che io ho visto? No, direi di no. Quindi ritroviamo il suo stile. Mi sento in una seduta psicanalista. Sì, spero di sì. Sì, spero. Mi si è azzerata la salivazione, sì. Sì. È un po' la sì. Un'altra cosa che vuoi fare. La rappresentazione del popolo così violento è comunque non fa paragonato con la violenza di oggi, perché è un popolo che ha la saggezza contadina, un popolo intelligente nel senso ampio della parola, dice sempre delle cose sensate e quindi è un recupero che va fatto. Certo, c'è questa esprimere con violenza le proprie cose, ma dietro c'è dei contenuti. Può essere sì, un popolo sì, culturalmente ignorante rispetto all'ignoranza di Cipollone oggi. Sì, sì, no, ecco, su quello volevo dire, c'è probabilmente un tempo, quando io sono andato a teatro con le Baruffe, la scenografia, i costumi, le luci, era una cosa fantastica già da guardare questo, no? Poi quando loro, gli attori erano anche molto bravi, c'era Lina Volo, io mi ricordo Lina Volo, per dire, che però probabilmente quando ha iniziato, se aveva iniziato, forse c'era Donna Pasqua, magari ha iniziato che aveva l'età di ieri, no? Poi quando l'ho vista io ne aveva 65 di anni e continuavo a fare Donna Pasqua, era poco credibile forse i rapporti di età, ma erano talmente bravi e si guardavano lo stesso, anche se non capivo una parola, allora sì, oggi quando faccio un esempio diverso, noi iniziamo come compagnia, perché poi molti di noi sono parte di una compagnia che si chiama Progetto Irriteso, una compagnia mia, che abbiamo fatto spesso Mandragola in lingua originale, dove si capisce tutto, dopo il primo minuto c'è un attimo di assestamento e poi tutti capiscono tutto perché è una lingua che è la base del nostro italiano in realtà. Eppure gli spettatori, prima quando l'abbiamo fatta 15 anni fa, il pubblico pazientava, adesso si infastidisce proprio perché siamo bombardati da cose che non capiamo. Credo che l'ignoranza di cui lei parla è anche indotta molto da un linguaggio non solo ignorante, ma anche un linguaggio incomprensibile. E sono due cose affiancate. Uno è un linguaggio stupido, privo di contenuti, quello che vuole, ma poi anche un linguaggio che complica le cose che si dovrebbero capire. Per esempio le leggi, le regole. Qui non è che dicano delle cose, magari voi tanto pensate, si dicono delle grandi verità o delle grandi saggezze, mi vedete fortunato quando dice ti daranno l'assa a parlare più vecchi, perché lui parla a Giotto, c'è un personaggio che
cioè non è proprio il Chiozzotto vero, no, è un Chiozzotto rivisitato da Angelo Tronca, molto divertente, è un gramlone, ma si capisce, ecco, nel suo caso lui si fa capire, e però gli dice di lasciare parlare più vecchi, mi sembra forse il momento più di maggiore saggezza, ma non è che, però non è detto che sia anche saggezza, cioè non lo so, però si può anche andare a teatro avere un po' di pazienza. Invece spesso, magari oggi, si ha l'impressione. Un'altra cosa è inudito, noi qua non abbiamo problemi perché lo spettacolo è sostenuto, la sala non è grande anche se ha un'acustica particolare, non brutta ma particolare, quindi va sostenuta, però spesso gli spettatori non hanno più la pazienza di fare silenzio, e che è anche importante quello, non è che dipende solo da noi. Cioè, io l'ho sentito a dire a Eros Panni, che lo conosce, ha un microfono inserito dentro la testa, sì, è una cosa impressionante, io sono recitato vicino, più bravo, quando parlavo. Solo che, giustamente, lui comincia a spettacolo con la sua voce naturale, piano, normale, e c'erano già delle signore, voce, io mi sono raggelato. Ho detto, stavo per dirgli, orecchio, silenzio, ma non mi permettete al signor Panni, cioè, ma stiamo scherzando, è che siamo abituati al Dolby Surround del cinema e vogliamo quello, anche noi siamo impigriti tutti, si può fare silenzio, si può ascoltare, si può anche non capire subito e capire dopo un minuto, e invece siamo spaventati dal non capire, secondo me. Poi, chiudo. Fatevi avanti. Una curiosità, se me la concede, la riflessione che ha fatto poc'anzi sul popolo relegato nelle periferie, su un certo atteggiamento borghese, la fa sua o forse no? Perché, le spiego, perché in un cast, chi più chi meno, ma mediamente giovane, dire che una compagnia giovane di attori faccia difficoltà a entrare nella visceralità di un certo tipo di atteggiamenti mi sembra un'affermazione un po' forte, quindi volevo sapere esattamente cosa intendesse. No, non fa difficoltà, ho detto solo che non volevo dire che fanno delle difficoltà, è che è stato un lavoro difficile perché ne siamo per quasi tutti, non me ne vanto, anzi mi fa impressione avere, come dire, però ma non c'è neanche niente di sbagliato in realtà nel fatto di sorriderci e farci capire che non prendiarci a pugni sulla testa per ogni stupidaggine, non c'è niente di sbagliato in questo, però nell'interpretare persone delle periferie bisogna tener conto di questo per capirli, questo volevo dire, non che sia non che non ci si riesca, ci riescono e come, insomma. No, ma perché ho avuto l'impressione che, come si dicesse, che il pubblico teatrale è solo un pubblico di un certo tipo, sostenuto magari dal fatto di dire che anche gli attori devono comunque interpretare un certo tipo di atteggiamento, solo per questo. No, non so, il pubblico teatrale è una parte del possibile pubblico teatrale, cioè non è tutto. È rappresentativo, sicuramente è vastissimo, io poi non lo so, questo non lo so. Penso che vengano molte persone a teatro, ma ce ne potrebbero venire molti di più. Ma non è che noi ci adattiamo assolutamente, no, nelle mie parole. Cioè, se ho detto questo, cioè, mi ha frainteso, non mi sono spiegato. Ma non è il nostro modo di fare, al contrario, esatto, casomai è cercare di mostrare un istinto, un'animalità, proprio perché credo sia questo che vengono a vedere gli spettatori, a prescindere. Ma poi borghesia non è un insulto, cioè dalla rivoluzione francese, proprio dopo Goldoni, quando Goldoni è morto, era appena, mi sta sfuggendo l'anno esatto, ma nel 92, giusto, allora 3 anni, è morto 3 anni dopo, quindi, ed era a Parigi, no? Quindi lì è instaurata la borghesia, cioè non è che, non sto parlando di niente, vi dà l'idea che semplicemente abbiamo spostato il problema dai nobili ai borghesi, ma di fatto siamo tutte persone mediamente sottomesse ai poteri, quindi non è un fatto assolutamente recitare per far contenti gli spettatori borghesi. Sono un po' di lascia,
Allora, spero di riuscire a descrivermi in maniera comprensibile. Non trovo un po' paradossale il fatto che comunque uno spettacolo che parli di un determinato tipo di ceto sociale, come quello degli investitori, del popolo che è tuttora presente, come diceva prima, una grossa fetta della popolazione che non viene sicuramente qua al Teatro Bobetti ad assistere. E non è un po' peccato questo, cioè, non so come spiegarlo. Ci ho scritto solo qui. Forse sarebbe il caso di farlo uscire dal circuito del teatro stabile, magari davvero portare uno spettacolo del genere che ha la portata, che non ha la portata di comprensione, almeno di chiunque credo. Sì. Fuori, anche per magari avvicinare quelle persone che normalmente non verrebbero qui e che sono rappresentate in scena. No, assolutamente potrebbe essere un'idea meravigliosa quella di uscire anche a portare lì il teatro, e anche questo è qualcosa che si è fatto negli anni, giusto? Cioè, poi magari ti passo la parola su questo, però è stato fatto nel passato di proprio uscire, c'era il decentramento, c'erano luoghi dove si andava proprio ad incontrare, a portare il teatro presso questi posti. È assolutamente comprensibile da ogni essere umano, il teatro che noi facciamo, che io amo, che noi facciamo, anche Serrano, anche Navarro, anche Misura per Misura, è comprensibile da pescatori, uomini che lavorano sull'asfaltatura delle autostrade ad agosto. Cioè, è chiaro che io mi auguro ovviamente che vengano a teatro, e il Teatro Stabile fa delle attività per invogliare, per chiamare questo pubblico, non è il teatro che non li vuole, intendiamoci. Bisogna che però quando vengono a teatro non rimangano delusi, perché se va a teatro e non si capisce una mazza di quello che avviene sul palco, e non perché non si ha la pazienza, ma perché veramente non si sta più parlando di niente, cioè c'è il vuoto pneumatico totale della comunicazione, e questo dipende dagli artisti, non dipende anche dalle scelte che fanno le strutture, ovviamente, cioè dalla dirigenza, però è molto una connivenza tra queste due cose, il fatto di escludere o meno delle persone. Io penso che il Teatro Stabile, per esempio, ha fatto degli abbonamenti per dei disoccupati, per persone con scarso reddito, gratuiti, quindi c'è la voglia di coinvolgersi, ed è importante ritrovarsi dentro una sala. Magari questa sala come il Carignano sono così magnificenti che poi si può sentire a disagio, però la Fonderia di Limone sono uno spazio industriale, per esempio, no? È uno spazio dove, ma poi a teatro oggi si può venire anche coi jeans, non c'è più bisogno di osteggiare un certo lusso, dipende come lo si vive, però sicuramente è un peccato. Potrebbe funzionare, ma non è detto che sia risolutivo andare a portare il teatro, diciamo, dai pescatori, per fare una semplificazione. Con la televisione portandogliela a casa comunque ha funzionato, insomma. Certo. ma quello da un certo punto di vista è imbattibile, anche se ormai è in declino totale pure quella, per fortuna. Perché ormai la rete ha superato questo, no? Cioè internet, uno si sceglie le cose che vuole vedere, i canali ce ne sono tantissimi, quindi insomma anche quello si basa, ma c'è stata una roba che scenderà nel dimenticatoio, mi auguro presto, almeno a livello di contenuti. Il teatro comunque non è sostituibile da questi mezzi, proprio perché avviene, anche a differenza del cinema, che pure assomiglia per noi, può avere delle affinità come mestiere, no? Il nostro è quello degli attori cinematografici, però il nostro mestiere si fa solo se ci siete voi. Se non ci siete, se una sera per caso non viene nessuno, non ha proprio senso fare la replica. C'è stato un caso di un dottore che l'ha fatto lo stesso, infatti è diventato famoso perché l'ha fatto da solo. Però è un caso limite, è un caso di protesta, non so come dire, non mi viene nessuno, io lo faccio lo stesso. Ma almeno uno spettatore ci vuole, se no non accade, non è quello che si diceva prima all'inizio, però il pubblico ne viene. Guardate Carmelo Bene, sì, io me lo posso, da solo lo spettacolo di Carmelo Bene al
72 a Roma, si chiamava Il sangue e la rosa era sulla mafia, c'era di banchi di scuola. La rosa è nero. Mi ha fatto capire, lei si capisse, banchi di scuola. Io dicevo che arriva la gente, arriva, no? E lei si è visto da solo? Era sul palcoscenico una montagna di carta, per cui uscì da lì dentro e mi dirò aspettate, ce l'ho solo io. Che fortuna! Che fortuna! C'è Pietro, credo. Pietro, vuoi parlare o c'è un signore qui? Pietro vuole parlare. Pietro, senti, io avrei il piacere di fare una domanda. Mi spiace, poi darò la parola a questo signore. E auspico anche che qualcuno degli altri attori abbia la possibilità di far sentire una parola, la propria voce, ma mi rivolgo nuovamente al personaggio del cogitore e quindi faccio ancora parlare di te, perché questo cogitore mi ha lasciato, è una commedia stupenda, perfetta, ne colgo anche questa affettuosità autobiografica della sua giovinezza. E mi chiedo, poiché Carlo Goldoni era uno non estraneo al fascino del gentil sesso, e il cogitore si lascia scappare una battuta quasi inopportuna nel suo ruolo. E soprattutto porta verso il finale positivo mettendoci un obolo per la dote. Ecco, il punto interrogativo che volevo porti è questo. Se è giustificato, non ho fatto degli studi appositi su questo caso e quindi lo chiedo a te che probabilmente hai indagato di più, credo, perché rischierebbe di essere un molestatore d'epoca per toccare un tasto di attualità. Ecco. Goldoni, se era un molestatore d'epoca non lo so. No, voglio dire, questo personaggio lascia una componente di ambiguità nel suo interferire per portare il lieto fine offrendo la dote e quindi facendosi garante, incoraggiato il matrimonio. Sì, il matrimonio con un altro problema. E comunque, detto questo, posso immaginare che poi sotto lui diceva mi devi qualcosa, no? Questo è un po' di dietrologia. Difatti suscita una reazione profonda. Da parte di Vittanane. Ma no, nel nostro spettacolo non è così furibonda, cioè lui mi dice solo non mi piacerebbe che... E lui si offende, ma perché noi l'abbiamo interpretato, era ambiguo. Sì, no, non solo, ma Isidoro è un personaggio un po' ambiguo, in effetti, non si capisce. A me faceva molto più ridere che Marco Lorenzi, che è regista, l'aiuto regista, con cui ovviamente siccome sono in scena, lui è fondamentale molto più che in altri spettacoli la sua figura, no? Ci siamo interrogati ed era divertente che tutti i popolani credessero che lui è un corrotto per forza, perché viene da è anche, se vuoi, anche controcorrente rispetto a noi, anche noi oggi siamo convinti che tutto è corrotto, tutto è marcio. Probabilmente ci indoviniamo anche, ma lasciamo bene. Però voglio dire, mi sembrava più interessante che questo qui non fosse poi corrotto, anzi fosse molto preciso, ma tutti loro pensano che... Ma sì. Io questo non lo penso nella Repubblica di Venezia. Penso che nella Repubblica di Venezia anche il basso popolo avesse la consapevolezza che chi non rigava dritto dal doge all'ultimo plebeo la pagava. E quindi era meglio rispettare la legge della Serenissima. Però questo sono persuaso. Sì. È vero che poi si è tentati di ritenere che il potere è corrompibile, per cui c'è l'umma umma, eccetera. Ma quello che invece quello che più mi pongo il punto interrogativo è
se ha a che fare col cicisbeismo dell'epoca, col fatto che ci sia il nobile che deve proteggere, deve dare la sua protezione. Ecco, l'ambiguità di questa protezione suona un po' ambigua, proprio, ecco, non facile da giustificare per dire chissà cosa c'è dietro. Sì, io mi sono immaginato che fosse un caso di sincerità, come se ci fosse, diciamo, un politico onesto, un geometra del comune. Ma questo tira fuori dei soldi suoi per farla sposare. Vabbè, magari ne ha tanti. Però hai capito, Paolo, volevo dire. Pietro, scusami, Pietro, hai capito cosa volevo dire? Cioè, non lo so, è un personaggio ambiguo, io ho preso una direzione controcorrente, era molto facile. Ma non è neanche così facile, perché non ha tutto questo materiale per essere ambiguo, non è né in un caso né nell'altro, a me faceva più simpatia così. Del resto è un personaggio abbastanza marginale rispetto alla faccenda, se la spiegano tutto fra di loro. Lui riesce nel terzo atto poi a condurli alla pace un po' con la prepotenza, cioè, un po' col fatto di dire guardate che se no vi faccio arrestare, allora, c'è questa minaccia qua. Mi sembra, Pietro, mi sembra molto più forte nel suo lavoro, nel loro lavoro, la lettura di Isidoro come del Deus ex machina, no? Cioè è evidente che è questo, e tra l'altro in questa sottolineatura è una cosa che è totalmente del testo, però è molto sottolineato il fatto che lui è il regista in scena, quindi non è soltanto il personaggio Isidoro che è il Deus ex machina, è lui stesso, Iuri Ferrini, che è il Deus ex machina in scena. In questo non c'è nulla di intellettualistico in questo suo modo, cioè non c'è quel vezzo di metterci una metà teatralità ostentata, una cosa di tutta di testa, è una cosa molto teatrale, a me sembra molto bella e sta, io credo, fa il paio con la lettura del testo, no? Che ci stanno insieme, quindi lui ha sottolineato questo elemento di Deus ex machina proprio perché secondo me funziona bene in questa impostazione, insomma. Rispondo ad altre domande, a me fatele agli altri attori. Io volevo dire che col Piffero, che sono una compagnia giovane, sembrano, ci tengono bene, ma non sono giovani. Cioè quel signore là c'ha 37 anni, adesso 37 anni, ma questo è un paese che sta un po' invecchiando, me ne rendo conto, però basta con i giovani, questo signore qua ne ha 49, ne ha più, non scherzo. Si tinge i capelli, cioè anche noi abbiamo capito, abbiamo i nostri problemi. Le ragazze non ne parliamo, si sembrano ragazzine, ma sai. Pure le tavole. Vedete che in scena non la vogliono dire. Prego. Volevo chiedere una cosa. Il primo spettacolo che io ho visto è stato La Giara e avevo 16 anni. Volevo chiedere a tutti questi ragazzi che sono qua che cosa ha fatto avvicinare loro al teatro. E perché loro che sono così giovani non potrebbero far avvicinare altri giovani anche loro al teatro, facendo per esempio degli spettacoli come si usava una volta nelle scuole pomeridiane, e le scuole venivano a vedere, ci portavano a vedere gli spettacoli. Le rispondo io. Buonasera intanto. Noi facciamo molte attività in questo senso, le matinee per le scuole, le pomeridiane, una cosa che abbiamo. Anzi, spesso ci capita di fare matinee serale nello stesso giorno, proprio per poter portare sia il pubblico dei giovani, quello che è abituato a venire la sera a teatro. Noi facciamo quello che possiamo, nel senso che il teatro è una cosa che in qualche maniera a cui una persona si affaccia o non si affaccia perché non è interessato. Io ho incominciato a fare teatro perché da bambino sono stato portato e ho sentito la fascinazione di quel posto lì, anche vedendo cose brutte, non solo vedendo cose belle, mi ha incuriosito a prescindere. Noi come attori possiamo incuriosire un ragazzo, un giovane, e mettere un seme, poi il seme va coltivato e lo coltiva il singolo, però credo che soprattutto le compagnie private, le compagnie più piccole, spesso si trovano in situazioni di lavorare molto con i giovani, molto per il teatro ragazzi, molto per le scuole, c'è molta apertura in questo senso.
non c'è preclusione da parte nostra. Ma poi oltretutto io no, ma in questa compagnia ci sono persone che attuano progetti, magari fanno degli spettacoli e vanno nelle scuole a sentire i ragazzi, cercano di capire il pubblico più giovane cosa vuole. Lui e Elena fanno, Lorenzo e Elena fanno dei laboratori con dei ragazzi in affido per cercare di sviluppare in loro una propensione al teatro. Almeno penso che sia la base di tutti, ecco, della nostra ricerca, anche fondare perché cioè, non solo ci piace stare qui, ma pensiamo, almeno io penso, che sia fondamentale portare una domanda, provare a coinvolgere il pubblico. Cos'è che ti attira? Marlon Brando. Marlon Brando? Da ragazzino. Mi ha fatto dire, anche a me piace fare quella roba lì. Io dico una cosa io. Qualcosa di spiccioso. Però non ci fate improvvisare. No, vabbè, dico una cosa io. È molto difficile fare Goldoni, secondo me. Perché all'inizio sembra stupido quello che c'è scritto. È una cosa che io ho avuto l'impressione proprio di appunto quando lo leggi. Sembra sciocco, le dinamiche sono semplici, le battute sono semplici, troppo semplici certe volte. E spesso e volentieri con i miei colleghi, non faccio i nomi, ma abbiamo detto sarà un disastro perché non farà mai ridere, è impossibile che succeda. E invece no, poi no, ma infatti io non capivo, ogni volta facevo, non capisco che questo è un genio, ma genio dove? Cioè non... Insomma, quando uno legge Shakespeare, dice, beh, sono battute scritte, questi bei monologhi, queste frasi che si ricordano, in Goldoni uno non capisce mai perché. E c'è una genialità di tipo diverso, è una scrittura di scena, no? Una scrittura che non è fatta per essere data al singolo attore, per essere performativa, ma è fatta per essere corale, e va e perde ogni tipo di psicologia, quindi un attore non deve concentrarsi. Infatti ogni volta noi sbagliavamo, cercavamo di costruire un personaggio, invece in Goldoni c'è come un personaggio collettivo, è un po' la commedia stessa che parla. Si perde ogni tipo di psicologia e il testo diventa musicale. Allora attraverso la musica, attraverso i giochi ritmici, si trova una ironia di fondo, fantastica, ed è un po' come se il personaggio di questa pièce fosse la commedia stessa, dove ogni carattere aggiunge una battuta dello stesso personaggio, e questo è secondo me la genialità di Goldoni. Si ricorda un coro, non si ricorda un protagonista. E questa cosa l'ho capito. Soprattutto in questa competizione. Lui stesso nei memoir, quando la ricorda da vecchio, racconta di averla fatta, di aver ottenuto un grande successo e rinuncia a raccontare l'intreccio dicendo ma è un intreccio fatto di pure parole, di poca cosa, per cui non sta a ricostruire, non spende parole per raccontare la storia, perché dice è senza storia, è fatta di baruffe, e queste baruffe sono fatte di parole
e quindi sottolinea esattamente quello che tu hai detto. Grazie. È arrivato un però da qua dietro? Sì, no, mi viene da dire che intanto una cosa poi che è accaduta è stato che dal primo incontro col pubblico è come se, dicevamo tra tutti, si fosse riscritto lo spettacolo, cioè arrivi a capire la storia di più, perché i rapporti sono così, talmente matematici che non li capisci attraverso una tua analisi del personaggio, ma attraverso la relazione del gruppo. E una cosa che a me è capitata è stata che dicevo, ma forse non ho niente in comune con questo personaggio, mi sembrava distante. Poi a un certo punto, mentre lo facevo, mi sono ricordata mia nonna, cioè è successa proprio questa cosa, certi litigi che non erano quelli di amore, ma erano proprio così, cioè io sentivo proprio che a un certo punto c'era qualcosa che mi riguardava, non lo so come viene a dire questo, sempre nell'esagerazione chiaramente, però è successo questo, alcune dinamiche di litigio, alcune tra innamorati che hai avuto, cioè una memoria, poi nell'eccesso, però insomma mi è accaduto questo, non so voi donne, potete dire qualcosa? No, un'altra frase a proposito delle mie saggezze è quella che poi ci dice anche spesso durante le prove di Donna Pasqua, che dice molla il colpo se gli vuoi bene, sì. Nel loro dialogo, sì. Anche la battuta finale di Lucietta che dice io l'ho perdonato, ma se lui non mi vuole perdonare vuol dire che non mi vuole bene. Dicevamo che in realtà è un concetto che apparentemente sembra banale, però poi c'è la saggezza popolare, sì, in cioè, queste cose c'è la saggezza popolare, sì, sì. No, no. Qualche altro intervento? Allora se non ci sono altri interventi io vi ringrazio, ringraziamo soprattutto loro, anche se silenti presenti, ringraziamo molto Iuri e vi aspettiamo a teatro, vi aspettiamo.